più di 70 fotografie scelte in un archivio che ne contiene più di 1000 qui a Palazzo Ducale. Devo dire, una mostra che veramente sa emozionare, ma soprattutto restituisce un'immagine più intima, più personale di Guido Rossa. Io credo che attraverso questi scatti si possano cogliere anche dei momenti anche della storia del passato, che non esistono più, e quindi vorrei veramente che tutti potessero venire a vederla proprio per cogliere questa parte che forse tutti noi non ci aspettiamo da un personaggio pubblico conosciuto per una vicenda molto più importante, molto più triste, più dolorosa, ma che credo attraverso questi scatti, che comunque sono non in bianco e nero ma a colori, riescono appunto a raccontare forse uno spaccato e dare anche un senso diverso proprio alla sua figura. Questa è una mostra secondo me assolutamente necessaria, perché ci restituisce l'uomo Guido Rossa e non la vittima. C'è molta umanità qua dentro, ci sono sia foto delle spedizioni alpinistiche di Guido Rossa, ma anche foto della città di Genova negli anni 60, ce n'è una in particolare con dei bambini, credo sia addirittura Imperia, non a Genova, con dei bambini che giocano alla guerra, e dietro ci sono delle scritte inneggianti sia al Duce che al Partito Comunista, ed è una foto veramente di un valore enorme. È una mostra, se vogliamo, in controtendenza rispetto a quelle che sono le mostre dedicate alle vittime degli anni di piombo e delle stragi. È una mostra che raccoglie immagini che descrivono quella che è stata la ricchezza civile e morale che ha accompagnato l'esistenza di Guido Rossa. Mio padre non era nato a Genova, mio padre è nato ai piedi delle Dolomiti, ha vissuto tanto tempo a Torino, però si è innamorato di questa città e del suo centro storico. Queste immagini vogliono sensibilizzare lo spettatore su queste problematiche, sul degrado di quegli anni, sulla speculazione edilizia. Materiale molto abbondante, grazie alla generosità di Sabina Rossa che l'ha messo a disposizione, sono 1000-1500 fotografie l'archivio di Guido Rossa, quindi un patrimonio straordinario. Insieme abbiamo cercato di capire la posizione di questo sguardo dentro la vita di Guido Rossa, ma anche dentro il mondo di Guido Rossa. Il rapporto, direi, col paesaggio, cioè sia nella montagna che il mare, quest'uomo qua che in fabbrica lottava con i compagni perché il movimento operaio si vedesse riconosciuto nei suoi diritti, eccetera, sabato e la domenica si prendeva la macchina fotografica e cercava di rifondare una sua solitudine, da un certo punto di vista, attraverso il rapporto col paesaggio.